C'è stata una partecipazione importantissima della base degli associati, abbiamo avuto quasi l'80% delle imprese che hanno espresso praticamente una preferenza su di me. Questo è il premio ad un gruppo di lavoro che negli anni ha intrapreso una via importante, una via di trasparenza, una via di legalità. E per me essere il presidente di un'associazione di costruttori nella città di Palermo c'è un valore doppio e quindi è veramente una grande soddisfazione. Ecco, i propositi per i futuri 4 anni. I propositi sono quelli di continuare nel solco di questi ultimi anni, cioè mettere al centro di tutto l'impresa, i suoi bisogni, considerando che i bisogni dell'impresa non sono finalizzati al bisogno dell'imprenditore, ma sono, noi rappresentiamo una parte importante della città, rappresentiamo il PIL, economia, posti di lavoro. Rappresentiamo qualità della vita, qualità delle nostre case, delle nostre strade, quindi quando parliamo di interessi delle aziende edili parliamo di un interesse che è veramente molto più ampio. Vorremmo coinvolgere anche a questo anche le altre associazioni di categoria, fare delle battaglie comuni con Confindustria, farli con gli ordini professionali. Teniamo ad avere un ruolo centrale nella politica di sviluppo della nostra città. Ecco, a proposito di battaglie comuni, l'immobile, la casa da sempre per gli italiani è un bene rifugio, ma di contro è il bene più tassato. La tassazione sugli immobili è un capitolo importante, noi abbiamo anche una parte di ANCE che si occupa di aspetti immobiliari, ma dovremmo cercare più che altro di fare sviluppo, perché le tasse si possono pagare se si fa PIL e se si fa economia. Quindi la parte importante, il nostro lavoro deve essere quello di smuovere quanto più possibile la burocrazia per fare in modo che si possano fare i lavori, le opere pubbliche e i progetti privati.